Ehi, ciao, bentornati o benvenuti su American Coffee nel casino della mia stanza, della mia guest house, che condivido con al momento solo altre due ragazze, un letto là sopra è libero, perdonate il caos. Questo video è dedicato, sono 3 settimane che sono a Tokyo adesso, ed è dedicato a delle stranezze e curiosità in giro per la città e che cose carine che dovete sapere sul Giappone. Iniziamo con la mia cena di stasera, che è questa cosa qua, che troverete di sicuro al supermercato e vi chiederete che cos'è. È tipo, lo vedete, tipo super gelatinoso. Oh, squis, squis, squis. Si chiama Konnyaku. Konnyaku, questa gelatina viene tra l'altro da un tipo di patata, ma quando l'aprirete sentirete che sa un sacco di pesce, quindi ha un odore fortissimo di pesce, ma in realtà è completamente vegetale. E come la si utilizza? La dovete aprire, lavare per bene, quindi dovete tagliare i pezzettini, lavarli per bene e sbollentarli qualche secondo e poi la potete tipo mettere ad esempio nelle zuppe o stufarla con altre verdure, altri ingredienti da mangiare sul riso. Ecco qua il cognac. Seguitemi nel mio viaggio in Giappone, grazie! Caffè e cappuccini! Magic car! Super super cute! Un altro negozio di tagliacchi. Questa è la pancetta. Tutto è organizzato super bene in Giappone. Questi uomini qua sono fuori dal parcheggio per far appunto fermare i pedoni e far passare gli autobus o per far entrare gli autobus nel parcheggio e viceversa. La musichetta che avete appena sentito è per dirvi che appunto potevate attraversare. Ora la musica è finita e il tempo sta finendo per poter attraversare. Un'altra curiosità per quanto riguarda Tokyo e il Giappone in generale: se avete dei problemi, perdete il portafoglio piuttosto che qualsiasi difficoltà, potete rivolgervi e venire in Koban. Eccolo qua. Koban sono queste piccole stazioncine di polizia, le troverete sparse ovunque in Tokyo e c'è sempre un poliziotto all'interno, uno o due poliziotti, quindi per qualsiasi informazione, anche indicazioni, potete rivolgervi appunto alle stazioni di polizia che trovate in giro. Tokyo ha 13 milioni di abitanti, 30 con il circondario, e ovunque troverete queste mappine, questa è la città di Shinjuku dove sono io, ci sono queste mappine che appunto sono le mappe con i centri di evacuazione in caso dovesse succedere qualche emergenza, ad esempio incendio, terremoto o qualsiasi emergenza di qualsiasi tipo. Troverete la mappina con appunto i luoghi di raccolta e i centri emergenza più vicini a voi. E ta-da! Ecco una tipica vetrina con appunto il cibo finto. Sembrano super buoni, ma invece in realtà sono di plastica. Troverete praticamente in quasi tutti i ristoranti delle vetrinette, o anche se non ci sono le vetrinette. Oh, questo è vero invece? No, finto. Scherzavo, sembra vero. Espongono tutto il cibo. Oppure troverete tipo il menu con le immaginette in quasi tutti i ristoranti. Come vedete, in Giappone realmente non c'è troppo traffico, specialmente qua a Tokyo. Come vedete, il traffico è abbastanza normale. Sono penso alle 4 del pomeriggio adesso, 4, 4 e mezza, e quindi non c'è ancora rush hours, ma generalmente non ci sono mai troppe macchine. Se pensate ad esempio a Milano piuttosto che a Roma o un altro posto del genere, l'aria di Tokyo è molto più pulita secondo me di quella che abbiamo nelle città del nord Italia dove c'è sempre la cappa arancione. Incredibile, ma vero.
Il riso dovete sapere che non è proprio la portata di tutti in Giappone, difatti guardate qua, sono 10 euro per soli 2 kg di riso. È una cosa che mi ha scioccato molto perché pensavo che non fosse così tanto costoso. Buongiorno da Akihabara, oggi con altre persone con cui sono andata a Kawagoe. Andremo in un Meido Café, in un Maid Café qua da Akihabara. Questo qua è Maid Dreaming. Maid Dreaming è one of the most famous, è il più famoso che c'è qui, tra i più famosi. C'è un altro, è Tom, ma questo qua è meno costoso oggi, costerà 500 yen l'entrata, oh è verde, attraverso, più dovremmo consumare qualcosa, quindi tutte le consumazioni stanno intorno ai 530-580 yen, quindi in totale sarà più di 1000 yen e si può stare solo un'ora, non potrò fare video e quindi fare fotografie perché bisogna pagare extra, 500 yen extra, dovete sapere. Ci sono vari pacchetti di vario tipo, ci sono pacchetti tipo da 1600 che hai. Vari pacchetti di vario tipo, ma ne faremo al più base, quindi solo entrate e drink per cercare di spendere meno. Ma vi farò la review, la prima volta in un Meido Café.